La satira pungente di Maurizio Crosta colpisce come ogni martedì sul programma Ballarò condotto da Giovanni Floris. I principali bersagli di Crozza in questa puntata sono stati il Partito Democratico, il delfino di Silvio Berlusconi, Toti, ed infine il solito grande amore della ironia di Crozza, vale a dire l'ex premier di Arcore. Il PD col Movimento 5 Stelle ha approvato il suo personale DEF, dice Crozza, divisi dalla medesima faida. Ed aggiunge che il PD ha la consistenza del tonno, cioè lo puoi tagliare con un grillino. Dopo aver fatto gli auguri di pronta guarigione a Casaleggio, che ha fatto il suo personale aggiornamento software, Crozza insiste su Renzi ed il PD che si fa l'opposizione da solo e paragona il partito al mitocondrio, cioè una banda di mitomani uno contro l'altro. Saluta in studio Toti, lo paragona all'orso Yogi e si chiede quale sia il suo mestiere. Infine passa al suo personaggio preferito, Silvio Berlusconi. C'è poco da ridere, afferma Crozza, l'Italia va a rotoli e Silvio ha guai alla rotula. Si chiude infine con il ravvedimento di Berlusconi per evitare i servizi sociali. Ma alla fine scopriamo che il leader di Forza Italia non si sta ravvedendo per i suoi reati, ma per aver lasciato Allegri al Milan per 2 anni.